Perché è un libro quindi che guarda personaggi, alcuni naturalmente ancora viventi, ma altri maestri che non ci sono più, ma comunque richiama temi di attualità, perché il confronto, non a caso citavo Reggio Emilia, o meglio, il bibliotecario del Gianni, e guardate che lì noi dovremo sostenere una ricerca di Panizzi. Dovremmo sostenere una ricerca che studi l'impatto sociale delle biblioteche, perché quello che sta emergendo è proprio interrogarsi su a che cosa servono le biblioteche e i bibliotecari nella società contemporanea che è fatta, come in passato, di tante contraddizioni, alcune delle quali insomma mettono in discussione. Adesso Mauro ne ha tratteggiato qualcuno, no? Interpretare la contemporaneità, a qualche biblioteca si aprono al sociale, ma si spostano il perimetro in modo molto ampio, per cui a volte che ne rimane, qual è l'identità della biblioteca in questi casi? E su questo noi dovremo riflettere, ma al di là, adesso in Emilia è una riflessione interessante, perché ripeto, è una zona in cui le biblioteche hanno una tradizione, hanno delle cifre di servizio notevoli, e il fatto che ci si senta spaesati, disancorati, questo deve farci riflettere. E quindi noi naturalmente, chiamando poi la comunità in questo caso dei bibliotecari, dei docenti che esistono sul territorio regionale, cercheremo di venire a scoprire. Tra l'altro, uno di noi è venuto anche l'idea di venire a produrre un video, insomma, vogliamo scendere, appunto, però di riprodurre un video su, perché le biblioteche di questa regione hanno una eterogeneità, una storia antica o meno antica, insomma, rappresenta, e quindi di avere un po' nell'ambito europeo del patrimonio in cui i riflettori della politica sono accesi su alcuni aspetti del patrimonio, e di mettere in evidenza anche queste istituzioni che stanno, come dire, in una zona di frontiera, no? Le contraddizioni delle contemporaneità le vivono. Non so, sono stato un paio d'anni direttore a Ugo, biblioteca pubblica, proprio pubblica, e immigrati, homeless e anche di peggio, insomma, nel senso anche situazioni di disagio sociale vero, e quindi insistevano su quella biblioteca che è al centro della città, no? Però questa è una riflessione che va fatta, so, pensate che le volte nelle banlieue francesi si sia dato fuoco alle biblioteche anche, no? Quindi, e noi dobbiamo sapere dare la contemporaneità. Naturalmente il libro di Mauro ha alcuni, dire, riferimenti che forse ci possono anche aiutare, almeno nella, come dire, nella ricordo di me di uno stile, una passione che devono rimanere parte di questa professione. E certamente su questo anche l'associazione.
venerdì a novembre affronterà i temi anche qui dell'identità della biblioteca in generale. Noi cercheremo un mese prima di affrontare così il cosmo, il microcosmo della biblioteca pubblica, quello della biblioteca di ente locale, che le contraddizioni anche delle politiche pubbliche le sta vivendo in modo consistente. Faccio un esempio: in una città, a capoluogo, è andato in pensione un bibliotecario, un collega con la formazione del bibliotecario, viene sostituito con una collega, un collega perché il mio servizio si occupa anche di musei, ma con un collega che è un museologo, no? Quindi, vedete, ci sono delle situazioni che pongono anche in questa regione un problema appunto di identità professionale e dell'effetto di alcune politiche che in questi anni sono state portate avanti, tutte spinte sulla valorizzazione del patrimonio inteso in un certo senso, eccetera. Quindi, come vedete, temi che invogliano la lettura di questo, che peraltro trovate sia edizione cartacea sia online, perché l'Università di Firenze naturalmente ha questa doppia modalità. Grazie. Grazie. Io ce l'ho più di una. Lei c'è qualche domanda? Se no, ci vediamo giovedì prossimo con un altro libro di una bibliotecaria, in questo caso Fiammetta Sabba, altro genere, ma gran tour delle biblioteche italiane, e affronteremo quindi. Sarà, in questo caso ci sarà anche, sarà presentato dal presidente dell'istituto, che è uno storico, è un libro che ha forte impianto storico, e quindi ci diamo appuntamento. Poi speriamo, come ho detto, anche nei giovedì prossimi di aprire questo luogo a dibattiti sul tema, sui temi di cui si occupa l'Istituto e che secondo me sono centrali, devono essere centrali nelle politiche pubbliche per la cultura. Grazie a tutti e grazie a tutti.